137, e questa volta Joe Louis ha la possibilità di conquistare il titolo mondiale. James Braddock, Cinderella Man, uomo Cenerentola, era stato definito perché era venuto fuori quasi dal nulla quando aveva battuto a sorpresa Max Baer conquistando il titolo mondiale. ...45.000 spettatori sul ring di Chicago. Braddock is a good boxer, he's not a hard puncher. Louis is a harder puncher, and as you know, a great combination puncher. ...31 anni James Braddock. Trying to set the jab off against Joe Louis. Nato a New York, mentre Joe Louis era nato nel 1914 a Lafayette in Alabama. Sinistro e destro di Louis. E Louis al tappeto, si è rialzato immediatamente, aveva tentato di investire Braddock con una serie di colpi, ma colpito d'incontro, è finito lui al tappeto, confermando una certa fragilità che è sempre stato, diciamo, il lato debole di Joe Louis. Attenzione, il destro a vuoto di Louis, il destro di incontro di Braddock. Sempre Louis che colpisce. Ecco qui il destro d'incontro. Lui si è rialzato di scatto, ma è intanto un colpo di scena in avvio di un incontro che vedeva Joe Louis largamente favorito. Siamo alla seconda ripresa. Guarda sul ring del Comiskey Park, grande stadio di baseball di Chicago. L'avversario di James Braddock per il titolo mondiale avrebbe dovuto essere Max Schmeling, ma Joe Louis aveva maggiori appoggi dal punto di vista organizzativo. Bel sinistro al corpo di James Braddock, che si rivaluta in questo incontro. Era stato considerato ed è passato poi anche alla storia come un campione, chiamiamolo così, di seconda categoria. Joe Louis deve fare attenzione, è stato sicuramente un campanello d'allarme per lui il knockdown della prima ripresa. Una buona combinazione di Braddock, poi il destro di Louis, il sinistro. Ancora il gancio destro, di nuovo il destro di Louis,
e arriva il gong nella la fine della seconda ripresa. L'arbitro è Tommy Thomas. Lewis is very patient. He's been surprised by Braddock's start to the fight. He needs to settle down into his rhythm now. See him throwing with the right hand, anticipating Braddock's jab. Moving back to him. Jab sinistro, Braddock. Sinistro e destro sempre di Braddock. Ancora il destro di Braddock. Gancio destro di Braddock. Fuori misura con il destro Braddock. Largo destro di Braddock. Montante destro di Braddock. Sta anticipando Lewis. È una buona ripresa da parte di James Braddock. Al quarto round. Braddock has done well. He's going to rely on his left jab again. He's pushing Lewis backwards. Lewis likes to be an attacking fighter, but he's moving backwards more often in this fight than he has been before. He goes in passive and he's very patient. He knows he's got the armory to win this fight if he can get just land with those punches. Sinistro e destro di Braddock. Knows Braddock's older. We'll have difficulty surviving 15 rounds. Braddock non era particolarmente famoso per la potenza del suo pugno, in tutta la carriera ha vinto 26 incontri prima del limite, un totale di 86 match. Il destro di Lewis, poi il sinistro a vuoto. Sinistro e destro di Lewis. A vuoto con il destro Braddock. E conclusione della quarta ripresa. Quinto round. Match previsto sulle 15 riprese. Proprio in 15 round Braddock aveva battuto Max Baer, conquistando il titolo mondiale. Questo era avvenuto 2 anni prima, nel 1935. Braddock era rimasto inattivo nel 1936, aveva sostenuto solo un incontro di esibizione dopo la conquista del titolo mondiale. In attesa in un certo senso proprio di Joey Lewis, che gli poteva garantire finalmente una borsa adeguata,
Quindi non ha voluto prendere rischi. È stato in un certo senso congelato in attesa che crescesse la fama, che crescesse la reputazione di Joe Louis, in modo da giustificare un incontro che, ripeto, ha portato al Comiskey Park di Chicago 45.000 spettatori. Un round senza troppe emozioni, il quinto. Questa è la sesta ripresa. Sinistro di Braddock. Destro di Lewis, ancora il destro di Lewis. Ancora un destro di Lewis, poi il montante destro. E adesso cominciano a cedere, ad allentarsi le difese di Braddock. La più incisiva l'azione di Joe Lewis. Gancio sinistro di Lewis. Braddock's only ever been knocked out once in his life, in his long career, so he's got a good chin, and he'll need it tonight. Lewis is a great puncher. Gancio sinistro di Braddock, proprio verso la conclusione della sesta ripresa. È ancora pericoloso Braddock, anche se lui sta girando il match. Both men waiting in their corners for the bell to ring. Settima ripresa. Lewis had a better sixth round, so let's see if he'll capitalize on that in the seventh. Braddock still pushing him backwards, coming forward, throwing right hand bombs. Largo destro di Braddock. Braddock's right hand getting a bit sloppy, he's throwing it from wide out before it with a short uppercut and a right cross. Getting tired of Lewis. The older man by 8 years, and he's beginning to show. Ha vuoto questa volta Braddock. Bump under his left eye. Those jabs have been racking home. Il destro di Braddock. Lewis is throwing far more punches now. Combinations are beginning to slip. Il destro e sinistro di Lewis. Left hook there caught Braddock. Another good left jab landed. Braddock is getting a bit wild with his punches. He's swinging hopefully. Destro di Braddock. He staggers a little bit, he's getting tired, his legs are slowing up, they're feeling like lead. E arriva alla fine della settima ripresa. Un match ancora aperto ad ogni soluzione. Here's the eighth round. Ottavo round. Pretty good left jab by Joe Lewis. Then Braddock pushing forward. Putting into the rope. Sinistro e destro di Braddock. Lewis is throwing quick double jabs now. Hitting Braddock with a jab before he can counter with the right hand. Gancio sinistro di lui. Braddock very red-footed. Poi tocca col sinistro Braddock. Tired. Thank you.
sinistro e destro di Lewis, e sul destro di Lewis Braddock è al tappeto. Il conteggio dell'arbitro, non c'è niente da fare ed è KO. Il destro, ora lo rivediamo al rallentatore. È bastato un colpo questa volta a Joe Lewis. Attenzione. Lewis is maneuvering Braddock into position with his left jab, two left jabs there. He makes Braddock miss with that right due hand. And here it comes. Jab sinistro. Coming right hand over the top of Braddock's left jab. Corre sinistro quasi a cercare la misura. L'apertura e poi il destro. Left hand away with his left hook. E qui il sinistro proprio a cercare la misura giusta e poi il destro definitivo. KO all'ottava ripresa. Joe Lewis diventa dunque a 23 anni campione del mondo dei pesi massimi.